Mi colpisce, no, l'uscita, la tempistica dell'uscita di Amato, il modo in cui è stata ripresa e poi certi articoli di oggi. C'è su Repubblica un pezzo che parla del nostro ospite perché le carte, si intitola Le carte false dei servizi, ecco perché la verità è sparita dagli archivi. Il caso Ustica, trattato da Benedetta Tobagi, che è figlia di Walter, ha scritto tanti libri sugli anni di piombo e sui misteri italiani, a un certo punto dice: nel maggio del 2023 il governo Meloni ha nominato membro della commissione che deve vigilare, diciamo, sul versamento dei documenti dei servizi dell'intelligence, no? Diciamo così, sulla pubblicazione dei documenti dell'intelligence. Consulente di questa commissione è stato nominato uno storico giornalista, autore di una marea di pubblicazioni, che si chiama Gregory Aleggi, che qualcuno di voi sicuramente già conosce, che è in collegamento con noi. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno. Sì, Buongiorno. effettivamente stamattina, buongiorno Borgonovo. Stamattina sono rimasto deluso dal trovare nome e faccia su Repubblica perché sotto la faccia non c'era scritto Wanted, Dead or Alive col prezzo, perché mi avrebbe fatto piacere sapere quanto valgo. Perché è proprio un Eh beh, attacco questo. personale, mirato, proprio mirato, peraltro con errori che mi sorprendono, perché io la dottoressa Tobagi l'ho vista due volte a due riunioni di questo comitato. Una persona molto preparata, molto precisa, parla come un libro stampato e quindi dovrebbe sapere che io non sono consulente di questa commissione, esattamente come non lo è lei. Non sono stato nominato da Meloni, ma molto più semplicemente l'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica, presieduta da Giuliana Cavazza, che in quel disastro perse la mamma, è stata la nostra associazione riconosciuta come associazioni di vittime del terrorismo e delle stragi, e quindi con diritto di sedere a questo tavolo. Da quel momento hanno incominciato a uscire, prima ancora della prima riunione, attacchi al governo di tipo politico perché fate entrare qualcuno che non è dei nostri. Quindi l'impressione è molto sgradevole, io faccio lo storico, io cerco i fatti e poi sulla base dei fatti dico, mi sembra che la Ecco, ricostruzione sia questa. Loro invece partono perché dal soggetto Benedetta opposto. Tobagi se la prende con Loro lei, partono perché lei ha subito dal scritto. soggetto. Un libro in No, Ustica, ingiustizia lo civile, che parla diciamo. di bomba. Sì, Esatto, un scusi. libro che si Ustica, un'ingiustizia civile, scritto con generale Tricarico, edito da Rubettino, Ustica, un'ingiustizia civile, quello qua lo facciamo anche vedere, e lei sostiene che questa battaglia aerea nei cieli italiani non ci sia mai stata e ci sia stata una bomba, che è una cosa. Oggi un altro articolo, glielo cito così chiudiamo, almeno questa parte, perché poi voglio entrare nello specifico. C'è un altro articolo di Repubblica che sostanzialmente dice negli archivi, questi archivi che voi state in qualche maniera guardando, riversando, non ci sono grandi novità. Hanno fatto sparire dei pezzi di verità, no? Lo scrive Lirio Abate, Strage di Ustica, quelle 132 pagine che nulla rivelano. Ecco cosa Allora, contengono gli unici documenti desecretati e messi a disposizione della magistratura. Unica rivelazione: i palestinesi non hanno fatto attentati in Italia nel 1980. Perché la tesi di quella che viene attribuita, no, mediaticamente, diciamo così, a Giovanardi in particolare, è stato anche qui a parlarne con noi. Lui sostiene che le perizie, le verità processuali e tutto quanto abbiano dimostrato che in realtà non c'è stata alcuna battaglia, c'è stata una bomba, e questa tesi ovviamente non piace per niente a Repubblica, non piaceva ad Andrea Purgatori, non piace a Lirio Abate, e sostengono che in verità in quei documenti famosi, no, finalmente desecretati non molto tempo fa, in realtà non ci sarebbe niente per provare la vostra di tesi. guardi, Cerchiamo di fare ordine perché è guardi, veramente complicato. Ecco. allora, torniamo, facciamo un passo indietro. Ripeto, io scrivo e scrivo prima, guardo le carte e alla fine dico, penso che siano andate così le cose. Mi sente? Sì, la Sì, ecco, sentiamo. Prego, prego, ho sentito prosegua. uno strano bip. Quindi io leggo, metto assieme e dico, secondo me è andata così. La bomba non lo dico io, lo dice il collegio peritale d'ufficio, questa commissione Misiti, nominata
dal giudice istruttore Priore, la quale, disponendo alla fine del 94% dell'aereo, 94%, dice: per quanto lo guardi in lungo e in largo, tracce di missile non ce ne sono. E dice: invece ci sono tracce fisiche di bomba nella toilette. Cosa vuol dire tracce di missile? Allora, per farla molto semplice, il missile non colpisce l'aereo, perché a quelle velocità è difficile. Ha un sensore di prossimità, un po' come quello che abbiamo per il parcheggio sulle molte macchine. Quando sente che l'aereo è vicino, fa scoppiare la testa, che proietta migliaia e migliaia di frammenti di acciaio, un po' come i pallini da caccia. Questi frammenti vanno ad altissima velocità e qualcosa prendono, non tutti, ma prendono. Siccome gli aerei civili sono fatti con spessori molto sottili, il danno è garantito e le tracce sono quelle tipiche che vediamo quando andiamo a fare passeggiata in campagna, vediamo i cartelli stradali con i buchi dei pallini. Invito chiunque ad andare a Bologna, al Museo della Memoria, dove c'è il relitto, e trovare i buchi dei pallini. Non ci sono. Manca invece quasi tutto il rivestimento di coda, dove non io, ma la commissione con i maggiori esperti internazionali ha detto bomba. Quindi è dal 94-95 che c'è questo. Forse la bomba è ancora più vecchia delle, virgolette, sciocchezze che ha detto Amato. Il problema è che la bomba rende irrilevante tutto il resto. I radar ci sono, i radar non hanno visto gli aerei. Anche qui si continua a ripetere che sono spariti, tracciati. Non è vero. Chi ha seguito il dibattimento sa perfettamente che il risultato, che i tracciati c'erano tutti. Il problema è che non ci sono gli aerei nei tracciati. Quindi il non aereo, per definizione, può essere un non francese, un non americano, un non israeliano. Gli ultimi che cercavano mi pare fossero belgi addirittura. Quindi c'è questo disperato tentativo di piazzare degli aeroplani, che si vede dagli atti, non lo dico io, ma però, senza che poi... Però mi perdoni, l'aereo. Ci sono, sì. Perché così lo spieghiamo anche a casa, no? Ci sono due, diciamo, verità processuali diverse, se posso dire così, no? Cioè c'è stato un processo penale, che è quello che, a cui lei si riferisce, in cui c'è stata una commissione a cui lei fa riferimento, no? Con gli esperti che hanno detto c'è stata una bomba, e poi c'è stata un'azione invece civile, no? E ci sono delle tesi di un giudice, Rosario Priore, che è stato uno che tanto si è occupato dei misteri italiani, il quale si è dimostrato, diciamo, abbastanza convinto invece della tesi della battaglia aerea, tant'è che esistono numerose persone che, in virtù della sentenza civile, no? Che la sentenza civile sostanzialmente sostiene l'esistenza della battaglia, e ci sono persone che prendono un risarcimento anche per questo. Cioè, quindi c'è una verità processuale che dice c'è stata una battaglia, poi c'è un'altra verità, che è quella sempre processuale ma penale, che dice no, la battaglia non c'è stata. Giusto? Allora, riassunto bene? Benissimo. C'è sicuramente la legge consente ai giudici civili, oggi, non è sempre stato così, ma oggi lo consente, di raggiungere conclusioni diverse da quelle del giudizio penale su uno stesso fatto. Se vogliamo fare un esempio internazionale, così sveleniamo un po', pensiamo a O.J. Simpson, assolto in sede penale per aver ucciso la moglie, condannato a pagare il risarcimento danni per la morte della moglie ai suoi parenti. Quindi è una cosa che può capitare. Quello che lascia perplessi è che la sentenza civile ha utilizzato poco o nulla i risultati dei processi penali. Perché ricordiamolo, purtroppo ci sono molti che parlano di sentenza del giudice Priore. Non è vero. Il giudice Priore ha fatto un'ordinanza di rinvio a giudizio, la quale dice: queste persone, io ho abbastanza elementi da credere che vadano processati. L'unica sentenza è verso alcune decine di persone che dice: questi sono assolti, oppure archiviamo la posizione perché non ci sono elementi. Quindi Priore ha fatto un'ipotesi sulla quale ha rinviato a giudizio, però la sua ipotesi, che poi anche lì non è chi ha abbattuto l'aereo, ma l'aeronautica, i generali, le istituzioni sapevano e hanno nascosto. Quindi di qui l'altro tradimento, il fatto che qualcuno avesse visto sui radar una battaglia aerea l'avesse poi fatta magicamente sparire. Ecco, questo fatto
stato smentito in tutti i gradi di giudizio. Non c'è stata la battaglia, sui radar non c'è, questo è indubbio in sede penale. Come si possa farla resuscitare o in sede civile o addirittura magicamente con una intervista? Sembra un po' un film fantasy in cui arriva il mago ed evoca il fantasma e il tesoro con le parole. Dire c'è il missile, quali sono le evidenze obiettive, i buchi sull'aereo, gli aerei, le tracce radar, tutto questo per quasi 4 anni che ha esaminato al processo penale, 4 anni, 277 udienze, sono dei numeri su quasi 2 milioni di documenti, di pezzi di carta. Ora, quanto è probabile che a fronte di questa mole enorme di lavoro basti la parola di una persona molto anziana che, come dicevate correttamente, sotto giuramento ha detto tutt'altro, per dire no, se 2 milioni di carte non ci sono, io so che è stato un mito. Io non ci voglio vivere in un paese del genere, perché si svegliano domani mattina, io in questo momento sono a Venezia e dicono che io invece ero a Reggio Calabria a commettere un omicidio. Il fatto che io sia qui, che il mio telefono agganci una certa cella, eccetera, non gliene frega niente. Questa è la cosa preoccupante. Secondo la relazione firmata all'unanimità dal collegio penitale d'ufficio, in cui c'erano diversi più grandi esperti del mondo, l'aeroplano scoppia, esplode a causa di una bomba posta nella toilette posteriore. Sono le 20:59 e 45 del 27 giugno 1980. L'aereo scoppia, si rompe in un certo modo, i motori sono proiettati lontani, poi cade, si stacca la coda, poi si spezza l'ala, finisce giù e il relitto si sparpaglia su un'area abbastanza vasta, ma il dato che ci interessa è una profondità di 3.000 metri, il punto più profondo del Tirreno, il che non è secondario perché renderà difficile e farà rinviare a lungo il rinvio del relitto, che peraltro è un obbligo internazionale. La procedura internazionale di investigazione dettata dall'ICAO, organismo internazionale di reazione civile che l'Italia aderisce, dice va recuperato il relitto. Noi lo recuperiamo in realtà poco e finiamo di recuperarlo tutto dopo molti anni. Quindi in questi anni, non avendo il cadavere, diciamo che si cerca di fare un'autopsia virtuale. Ecco, pensate di fare un'inchiesta per omicidio in cui l'autopsia viene fatta non sul corpo che non si è trovato, ma su quello che dicono i passanti. Sì, mio zio era alto, sì, mio zio non lo vediamo da 3 giorni, perché questo più o meno è quello che è accaduto. Ecco, ma queste sono, diciamo, le conclusioni a cui si è giunti nell'inchiesta penale. No, poi c'è un'inchiesta civile invece che dà un'altra verità. Che cosa dice questa inchiesta civile? Com'è andata? Dice che con il diverso standard di prova, cioè più probabile che non, dice c'è stata una battaglia aerea e un missile ha tirato giù l'aeroplano. Ma lo fa senza aver disposto nuove perizie, cioè non ci sono nuovi materiali, non sente nuovi testimoni. Utilizza materiale scritto, perché tra l'altro il processo civile è largamente scritto, utilizza l'ordinanza di rinvio a giudizio di Priore, ma non utilizza le sentenze penali. Quindi si ritorna in qualche modo alla prima casella, si ritorna al via, c'è tutta l'accusa e non c'è, diciamo, la difesa, non c'è l'interazione con la difesa. Io ho scritto un pezzo l'altro giorno in cui facevo questo esempio, e poi ho scoperto che avete forse scritto sulla verità tempo fa, anche voi 2 o 3 anni fa. Oggi qualcuno direbbe che Enzo Tortora era un camorrista? No, l'accusa c'era, ma poi sappiamo che è stato assolto. Oggi ripartiamo e Tortora è uno dei vittime dell'ingiustizia penale. Ustica è invece rimasta solo l'accusa, si parla solo dell'accusa. I risultati di questo lunghissimo processo, ricordiamo, se l'aereo cade nell'80, la sentenza di primo grado penale che di fatto assolve tutti è del 2004. L'appello è di fine 2005, la Cassazione inizio 2007. Quindi parliamo di un iter penale che si conclude quasi 30 anni dopo i fatti. In cui, come ecco, però, nuovo, però oggi Benedetta, che ascoltano non erano manco nati. Ecco, oggi Benedetta Tobagi dice che ci sono stati dei depistaggi, no? Lo dice oltre ogni ragionevole dubbio, no? Quindi sono stati dei depistaggi e aggiunge: la ricostruzione storica e giudiziaria del cielo di guerra della sera del 27 giugno dell'80, in cui il 19 fu abbattuto, esclude sia la bomba sia il cedimento strutturale.
ma per quanto solida, persuasiva e ampiamente condivisa, resta comunque, sotto alcuni aspetti specifici, lacunosa indiziaria a causa dei depistaggi che sono accertati. Ci sarà sempre margine Guardi, per metterla in dubbio, in buono o in malafede. a me piacerebbe tanto poter fare un pubblico dibattito con la dottoressa Tobagi su questo, alla vostra radio, da qualsiasi altra parte, parlando di fatti, diciamo, a valle, cioè quello che è stato accertato. Perché mentre sulla causa della distruzione non abbiamo una sentenza univoca, come avete ben ricordato, non c'è dubbio che sui depistaggi, che era l'accusa rivolta in tutto, mi sembra, a 81 militari dell'Aeronautica, non c'è una condanna a cercarla con il lanternino. Quindi non riesco a capire da dove possa venire questa certezza sui depistaggi quando su quelli ci sono sentenze, sia nel processo principale sia in alcuni minori, diciamo, derivati. Ecco, non riesco a capire come si possa avere questa certezza. Tra l'altro, andandosi a leggere le sentenze e non le accuse, troviamo delle frasi piuttosto pesanti, perché viene detto che certe ipotesi non possono essere confermate se non dando per scontato ciò che invece è solo ipotizzato. Cioè, le cose sono così perché le ho dette io. E questo non lo dice un ricercatore come me, lo dice un magistrato, collega di Priore. Quindi c'è anche un tema molto ampio, che forse era quello che accennavamo prima, del perché certe sentenze, certe conclusioni vadano rispettate, non si possano esprimere dubbi, e altre invece obbligatoriamente devono essere svillaneggiate. Perché il giudice istruttore è un santo e, per esempio, il presidente della Corte d'Assise Cappiello, che ha scritto delle pagine limpidissime, debba essere svillaneggiato come un depistatore. Ma senta, secondo lei perché Amato se ne esce adesso dicendo questa cosa? Guardi, questo, diciamo, è una cosa di relato, non lo so. Io noto però che di solito queste fiammate comparivano in giugno nell'anniversario. Emilio Abate, di Repubblica, ha fatto già un articolo che più o meno diceva le stesse cose in quella data, ed era stata mandata una segnalazione al direttore Molinari di alcune incongruenze, diciamo, che non aveva recepito. Però a fine agosto non c'è mai stato. La ipotesi che mi sembra più plausibile, anche questa l'ho scritta, quindi non è nulla di nuovo, è che sappiamo che in settembre dovrebbe andare in discussione una proposta di legge di maggioranza che istituirebbe una nuova commissione d'inchiesta sul terrorismo, le stragi, eccetera, dal 59 a oggi. Ci sono già state commissioni stragi in Italia, ma per esempio su Ustica non hanno mai approvato una relazione. Ci sono bozze di relazioni, relazioni approvate dalla sola minoranza, ma non c'è mai stato un verdetto univoco. Bene, se prendiamo i temi Ustica, Bologna, qualsiasi evento di quei difficilissimi anni, che ci ricordiamo perché penso che siamo tutti adolescenti in quel periodo, ecco, potrebbe uscire fuori qualche cosa che, diciamo, cambia la percezione che abbiamo di quegli anni. A questo proposito, vi rubo 30 secondi per una considerazione. Io le carte di Beirut, sono 132 documenti letti, e faccio fatica a credere che una persona, diciamo, qualunque, che non sa nulla, che le legga, si convinca che non c'è niente di nuovo. Dico solo cosa manda. La segnalazione che manda il colonnello Giovannone da Beirut la mattina del 27, ricordiamoci, l'aereo cade la sera, quindi circa 12 ore prima, per semplificare, manda un telegramma allarmatissimo, nel quale dice: ieri sera il leader palestinese mi ha detto che interrompono le trattative e riprendono piena libertà di azione senza ulteriori preavvisi. Mattina del Su questa 27. cosa, mi scusi, su questa cosa si è sempre detto che questa è una cosa che ci disse anche Giovanardi, però si è sempre detto che Giovanardi in realtà sta sbagliando data No, e l'errore che. di Giovanardi, fatto in un altro momento, molti anni fa, è di un telegramma dell'81 che cita specificamente un aereo Alitalia. Quello dell'80 non c'è l'errore, l'ho visto io, non sono Giovanardi, ho il testo, dice chiaramente questo, tant'è che Giovannone, che è preoccupatissimo, al Giovannone, lo nulla. diciamo perché ci ascolta. Allora, ci sono queste carte, 132 pagine,
che contengono il materiale No, che il sono nostro referente. 132, scusa, sono 132 Documenti. documenti per 195 pagine complessive. Perfetto. Contengono, diciamo, le comunicazioni che Giovannone, che è diciamo, il nostro riferimento di intelligence in Libano, se non sbaglio, Certo, Beirut, a Beirut, ecco, invia, diciamo, ai suoi superiori, insomma, chi di dovere, per informare sui nostri rapporti con i palestinesi, no? Questo avrebbe a che fare con il famoso Lodomoro, esattamente. così come è Ora stato è chiaro chiamato, no? che, L'idea. assolutamente, è chiaro che, tanto per dirne una quantitativa, in questo io do ragione alla dottoressa Tobagi, che se dal novembre 79, perché questo campeggio inizia con l'arresto di alcuni autonomi, quindi estremisti di sinistra, a Ortona, con una serie di missili antiaerei, roba che abbatte gli aeroplani con sopra le persone, dei terroristi palestinesi. Li arresta, inizia un delirio che prosegue per mesi. Ma è possibile che Beirut, colonnello Giovannone, nome in codice maestro, che dice anche quale fosse la stima professionale nei suoi confronti, da novembre a settembre, mi pare, manda soltanto 132 messaggi. È possibile che manchi un messaggio, per esempio, il 28 mattina? Il 27 mattina lui dice: guarda che riprendono libertà d'azione, eccetera, casca l'aereo la sera, la mattina non c'è un te l'avevo detto, oppure anche solo Roma che gli chiede: senti Giovannone, ma secondo te potrebbe essere quello? È plausibile che manchi? Là dentro c'è tanta roba e ripeto, credo che una persona in buona fede, non noi tre, che mi sembra di capire che siamo da un altro punto di vista, ma un dico la casalinga di Voghera, ma insomma una persona media che lega questi documenti e dice: porca miseria, non c'è niente, ma avete fatto perdere tempo. Dentro c'è di tutto, richieste di rilascio dei terroristi, richieste di riscatto per i missili, ci chiedono 60.000 dollari, ci sono minacce. A un certo punto Giovannone scrive: non posso più garantire la sicurezza del personale dell'ambasciata italiana. E tutto questo non traccia un quadro, non è la risposta, attenzione, non è la verità. Mi sembra però che dopo aver inseguito per Ustica tracce allucinanti, la più divertente di tutte è il cadavere del pilota del MiG caduto sulla Tila, conservato per un mese nel bar del circolo ufficiale di Gioia del Colle, nel bar del circolo ufficiale, ve l'immaginate? Quello è stato seguito, controllato, eccetera, mentre questa pista, questa segnalazione non merita nemmeno di dire: oh, ma dopo che lui il 27 gli ha detto che questi ricominciano a fare attentati, possibile che il 28 non si siano detti niente? Devo riaprire. Ecco, Questa è, queste sono diciamo, in domande. sintesi la pista palestinese, cioè viene arrestato a Ortona un gruppo di autonomi, di autonomia operaia, diciamo così, che ha dentro questo camioncino in cui vanno, con cui stanno andando, dentro proprio un vano che hanno costruito, ha questi missili, no? Questi missili pare che siano destinati ai palestinesi, sostanzialmente al fronte di liberazione palestinese, no? E viene coinvolto in questa inchiesta Abu Saleh, se non sbaglio il nome, il quale è il referente italiano, no? Sarebbe il referente italiano di tutta questa partita palestinese. Esattamente, L'idea ci è sono due questa: cose. Ci sono due visto cose che che c'era incidono. Lodomoro, i palestinesi si arrabbiano Esatto. perché dicono: ma come? Noi abbiamo fatto questo accordo con voi di non fare attentati se ci lasciate passare, trafficare con le armi, adesso andate a fermare uno dei nostri. No, e questa roba non va bene. Questa è la prima cosa che dicono gli autonomi. E come ci arrestate? Ma c'è l'accordo, noi stiamo solo trasportando per i compagni palestinesi. Loro cadono dalle nuvole, dice: ma c'è l'accordo. Gli italiani dicono: no, l'accordo è che facciamo scrivere le lettere, non ci chiudiamo le sedi, facciamo finta di non sapere che l'Associazione degli Studenti Arabi a Bologna in realtà è un centro dell'OLP, eccetera, eccetera, però non abbiamo mai autorizzato a contrabbandare armi attraverso. I palestinesi addirittura, con una faccia, poi mettete voi l'aggettivo, dicono: no, ma guarda che non sono per le Brigate Rosse, queste sono per fare attentati in Israele. Quindi c'è questa idea che in realtà i due terrorismi si stessero saldando, perché insomma la lingua batte dove il dente vuole, perché Saleh dice questo? Guarda, state tranquilli, rientrano nel Lodomoro perché non è per azioni terroristiche in Italia, peraltro fatte diciamo dalle Brigate Rosse.
ma sono invece per fare azioni in Israele. Ora, insomma, che l'Italia a quel punto diventi in qualche modo un co-sponsor del terrorismo in Israele è un po' grossa. E quindi questa grana è enorme, perché oltre alla arrabbiatura dei palestinesi per la presunta violazione, ci sono le istituzioni italiane che incominciano verosimilmente a interrogarsi se non sia stato, come dire, non sia sfuggito il gioco di mano, un po' come Topolino nell'Apprendista Stregone, che ci ricordiamo tutti. Questo è il tema.